Buongiorno a tutti, oggi vi mostrerò questo tutorial che mi è stato richiesto da molte persone come addestrare il cane da caccia e io vi farò vedere con questo video il sistema che io adopero per allenare, addestrare i cani fino ad arrivare all'età per portarli direttamente a caccia. Ovviamente questo ma non è legge, però è il sistema che io utilizzo per portarli. Nel tutorial ci sono dei video dove illustro come costruire determinati oggetti che ci serviranno per l'addestramento e il modo come vengono utilizzati. Ora vi dimostrerò come si costruisce una farfalla. Allora, io in pratica che pratico la caccia alle beccacce, ai guai, ai beccaccini, e preferisco sempre farla con piume di beccaccia, e di beccaccine e di guaglie. Si prendono, ora io prenderò delle beccacce congelate con nel freezer, così facendo, e prenderò le piume della coda. Perché le piume della coda? Perché mi è stato sempre insegnato così. Allora io stacco piano piano delle piume della coda, così facendo, qualche piuma di ala, così facendo, e le metto qui. Poi le avevo già preparate un po' prima. Poi prendo una quaglia, gli stacco 2-3 penne dell'ala, così, e cercavo un beccaccino, ma la faremo solamente di beccacce e quaglie. Allora, il secondo step che noi dobbiamo fare in pratica è prendere queste piume della beccaccia che avevamo detto, metterle in ordine, così facendo, vedete, tutte mettendole avverso, e poi prendere una fascetta da elettricista, eccola qui, e chiuderla, diciamo, più o meno a metà, così. Così facendo noi avremo la farfalla, la cosiddetta chiamata farfalla. Poi un'altra cosa che io faccio sempre, che mi hanno insegnato: prendo un dado, prendo un'altra fascetta, ce lo infilo e ce la metto più sotto a bloccare, in modo che quel dado a noi ci dà il peso, eccolo qui, e può essere anche comodo per attaccare il filo che adesso vi farò vedere. Adesso noi taglieremo l'eccedenza delle fascette, viene tagliata così, ecco, sì, senza che mi tagli un dito, ok, e queste qua vengono messe qui. Adesso si prende il filo da pesca che avevo in tasca, eccolo qua, si prende il filo da pesca che io avevo già preparato, eccolo, si prende e si va a attaccare o dove c'è il dado, vedete, come ho fatto io prima, oppure si mette prima, si prepara e si attacca alla fascetta. Io però faccio sempre il solito sistema, faccio un giro sulla penna, poi entro dentro al dado e faccio un paio di nodi. 1, 2 e 3, in modo che tanto questa non deve avere niente, serve semplicemente per farla volare. Altra cosa, si prende una canna di bambù, eccola qui, all'incirca io ce l'ho lunga un paio di metri, si srotola il filo
di un paio di metri, anche questo che ci serve per far fare il gioco alla farfalla. Si mette qui, nastro isolante, un paio di girate e via, ed è pronta. Adesso vi farò vedere come è finita. Mi aiuterà la giovane Fresia della fanciulla Danzio, che ha 3 mesi. La prima regola da fare sempre è iniziare a portare il cagnolino in una zona, diciamo, di casa, no? Dove lui può sentirsi già a suo agio ed essere abituato a andarci sempre. Adesso vi mostrerò come lei è abituata a questo ambiente. Vedete, io la porto spesso qui, quindi lei corre, sente le foglie, sente il per terra, prende i bastoncini. Vedete come fa, è già molto indipendente. Ecco, ci sta un po' di zozzeria che bisogna togliere, un po' così. Vedete lei come, diciamo che è un po' abituata già all'ambiente, vedete? Ok, questo qua diciamo che è il primo step che si fa ai cagnetti. Lei adesso ha quasi tre mesi e lei, vedete, è un po' abituata qui. Quando vediamo che il cane già è un po' abituato all'ambiente, che corre, gira, fa, inizieremo a fargli una farfalla. Qui la farfalla, come ieri vi facevo vedere la costruzione finita, eccola qua. Adesso noi inizieremo a farle questo giochino. La funzione di questo gioco è vedere il cane come ferma. Adesso lei è la prima volta che lo fa e quindi vedremo subito come. Vedete, il gioco è questo: lei corre, fa un po' così e ci deve rincorrere finché arriverà un certo momento che lei sicuramente la fermerà. Certo, se vedete che il cane non ferma subito, non disperate, perché comunque per loro è sempre un gioco. L'obiettivo è non fargliela ma prende. Ecco, ci siamo quasi che mo la ferma. E lei adesso già la sta cercando, inizia piano piano. Diciamo che sono tutti piccoli accorgimenti che fanno capire il cane che piano piano, vedete, la cerca. Ecco qua, vedete, adesso il cane ferma questa farfallina, eccola qui. E questo è il gioco, diciamo. Quando il cane proverà a ripartire, noi gliela facciamo rivolare. In pratica questo qui serve anche per vedere le doti della ferma del cane, se ce l'ha, non ce l'ha. Vedete come porta bene la coda, Fresia. Vedete, questa è sempre la farfallina, il cane è fermo. Adesso io proverò a rompergli un po' le scatoline facendola muovere. È partita, eccola qui un'altra volta. Adesso lo rifacciamo un altro paio di volte. Bene, adesso lo rincorre, vedete? Ancora così. Questo è un piccolo gioco che serve semplicemente per vedere anche le doti sanguigne. Vedete, ecco qua, che c'è il cane. Vedete? Adesso come riferma? Eccolo qua. Brava Fresia. Perfetto stile di razza, anche lei. Questo va fatto 3-4 volte finché il cane non ferma, diciamo. Come il cane ferma, si va ad interrompere questa cosa qui. Però vedete, lei è molto brava e lo fa molto bene. Eccolo qui. Diciamo che ci ha messo un po' a capirlo, però appena l'ha capito, vedete, è molto stabile. Eccola qui. Adesso io i cani abbagliano, lei vorrà essere distratta. Lo facciamo un'altra volta. Vediamo se lo riferma subito. Vediamo un pochettino. Eccolo qua, sì, un'altra volta ferma qui, eccola qua. Scusa che t'ho distratto, sì, è vero. Eccola qui, vedete? Qui ci sta la farfalla. Sull'orecchia ha un mozzichetto che si è data con un altro cuccioletto. C'è anche una vespa davanti l'occhio, poverina. Ecco, adesso si è distratta e via. Ecco, fatto queste 3-4 ferme, noi interromperemo il gioco con la farfallina e continueremo a fargli fare una camminatella qui, in modo che lei comunque percepisce sempre che l'ambiente è quello suo. Vieni, vieni Chicca, vieni, che stai a cercare? Vedi? E cerca sempre
Ora lei a naso sta cercando la farfallina, vedete? Abbiamo appena visto come si fa l'allenamento con la farfalla. Io abbino sempre, quando faccio questo allenamentino con la farfalla, questo gioco, gli abbino sempre due o tre posti, due o tre lanci di riporto per farli abituare a riportare. E ora vi farò vedere anche il pennacchio che io uso, come si fa, per fare riporto al cane. Ovviamente, ripeto, non è che questo tutorial che io faccio sia legge, però è il metodo che io utilizzo per preparare i cani all'attività venatoria. Ora ragazzi, vi mostrerò come si fa il pennacchio, io lo chiamo così, per insegnare ai cani a riporto, anche se molti di loro ce l'hanno innato. Ora ve lo mostrerò. Allora, l'occorrente che ci serve sono un coltello, un bastone e un piccione. Ecco qui. Adesso noi, e le fascette? Fascette da elettricista che ci serviranno per completare. Allora, si prende un piccione e si levano le penne delle ali, quelle un po' più grandi. Così si creano un mucchietto di penne, si va dall'altra parte e si fa lo stesso, così. Allora, questo qui è il primissimo step per il riporto. Molti magari penseranno di no, ma io ho sempre fatto così perché me lo insegnò una persona che purtroppo ora non ci sta più, che era un grande cacciatore, e mi sono trovato sempre bene con questo sistema. Ok, si mettono intorno a un bastone, come è fatto qui, vedete? Si fa così, si prende una fascetta. È ovvio che poi uno può anche mettere più penne, eh? Ora questo è per farvelo vedere. O chi c'ha può mettere le penne di un fagiano. Si possono mettere tutte le penne che si vogliono, di qualsiasi specie di uccello, però a me mi hanno sempre insegnato da usare il piccione e io utilizzo il piccione. L'altra fascetta qua e l'ultima di qua. Ok, si taglia sempre l'eccedenza senza tagliarsi una mano. Ecco qui. In pratica abbiamo formato una specie di lancio. Poi, come potete vedere alle mie spalle, i primi riporti si fanno sempre su aree come, diciamo, come strade, come questo viale, vedete, che è bloccato a destra e a sinistra. Il cane è quasi obbligato ad andare avanti e indietro e tornare senza magari un campo aperto, che il cane si può destreggiare quella cosa in bocca. Ora io prenderò la cagnolina che abbiamo visto prima nel video della farfalla e inizierò a fare anche lei questo. Ovviamente queste due fasi di addestramento si fanno i primi periodi, cioè da 3 mesi a 5 mesi, diciamo, anche perché dopo i 5 mesi si inizierà a portare il cane sempre di più intorno a campi aperti, in modo di farlo abituare, e si inizieranno a mettere delle guagliette. Vabbè, questo poi è un discorso che faremo più avanti. Ora andrò a prendere il cane e ci facciamo questa fase di riporto. Faremo sempre con lei. Eccolo, vai, vai bella, vai. Sempre con parole dolci. Eccolo, vieni, portalo. Vedi, ogni tanto lo lascerà e si ritorna sempre sulla zona. Vieni, chicca, vai, vai, vai. Prima lanci più piccolini. Portalo, bravi. Bellissima, sempre con voce un po' gioiosa, brava. Vai, un altro, su, dai, brava, portalo, eccolo, bravissima, lascialo, brava. Quando vediamo che la cagna ha già iniziato a capire un po' il sistema, si lancia un'altra volta. Non l'ha visto, vieni qua, 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 qua. Vieni, chicca, vieni. Qua, 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 qua. E noi aspettate, ecco, e cominceremo ad andarci indietro. Brava, portalo, brava, eccolo, bravissimo. Questo va fatto, va abbinato alle
alle 2-3 ferme che si fanno con la farfalla, facciamo fare 2-3 riporti al cane e via, e si rimette a casa. Ovviamente questo è un tipo di allenamento, chiamiamolo allenamento, che non è che va fatto tutti i giorni in continuità. L'ho fatto una tanto, cioè una volta a settimana, capito? In modo che il cane sempre nel gioco, dicevo, rimane concentrato e inizia piano piano a formare le sue doti, che sono ovviamente genetiche, però sono anche doti che devono sempre essere addestrate. Io intanto vi ringrazio per la pazienza, scusate il linguaggio, ma vi garantisco che parlare di fronte a una telecamera, anche se da soli, non è facile. E niente, questi qua sono le prime fasi dell'addestramento, chiamiamolo così, dai 3 mesi ai 5-6 mesi. Grazie tante, a presto.